Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolo e Vita. Era un po' che non prendo in mano questa telecamera. Oggi ho un bel po' di cose da fare, un bel po' di aggiornamenti, quindi non mi resta che dirvi il bello di questo video e iniziamo. Allora, siamo già in strada, sono andato al pino sotto casa a comprarmi questi oatmeal. Mi voglio fare un bel pasto post workout e meno male che ci sta un mini supermarket proprio 5 minuti, anche di meno, 2-3 minuti sotto casa a piedi. Quindi vi faccio vedere il pasto pre-workout. Pasto pre-workout. Mi sono fatto qua il mio piatto di protein oatmeal. Questo l'avete già visto mille volte. Ci ho messo dentro 75 grammi di avena, li ho cotti con un po' di latte nel microonde e ci ho aggiunto qua. Queste sono le proteine The Way di MyProtein al gusto chocolate brownie. MyProtein sta facendo degli sconti pazzeschi ragazzi questa settimana di Black Friday, quindi col codice che metto adesso sullo schermo, Giulio Black Friday, Giulio Black qualcosa così, potete acquistare tutto con tra il 45 e il 55% di sconto. Quindi se non avete mai provato un prodotto MyProtein, ve lo consiglio veramente. Mi faccio qua il mio pasto pre-workout, 35 grammi di proteine qua dentro e poi andiamo ad allenarci. Oggi è un allenamento push di forza, quindi penso che faremo i 40-42.5 kg. Vediamo, mi devo carburare abbastanza. E non so se riuscite a vedere lì le palline rosse e gialle da qualche parte nel piatto, ma queste sono praticamente le molecole di proteina che sono chiusi dentro a un contenitore, così che è al rilascio un pochino ritardato. Questo è il face stack di MyProtein. Ok, sono le 3 in questo momento, io mi sono fatto il mio shaker, lo sapete già. Questo è lo shaker MyPro 2.0 di MyProtein con dentro il pre-workout, uno scoop che mi dà un pochino di energia. Volevo solamente dirvi, oggi come ho detto, push day di forza. L'ultima volta, l'ultima sessione avevo fatto i 40 kg per 5 ripetizioni. Metto adesso sullo schermo. Quindi la cosa importante oggi o è fare, ripetere quelle 5 ripetizioni però con un full range of motion, quindi un maggiore ampiezza del movimento, oppure aumentare il carico. Vediamo un attimo come mi sento, perché la cosa importante da capire, è un errore che avevo fatto io all'inizio, è che magari di volta in volta non riesci ad aumentare il carico, soprattutto se sei più intermedio o avanzato, però come forma di sovraccarico progressivo non serve solamente il carico ma anche il tempo sotto la tensione, il recupero tra i diversi movimenti, aumentare il ROM. Quindi sono tutti questi diversi fattori che se tu migliori rispetto alla volta precedente è praticamente un sovraccarico progressivo. Ovviamente il carico è il modo più semplice, il modo più determinato per vedere veramente se stai progredendo. Intanto in giro per il bus c'è un bordello di gente, guardate. Sarà Natale. Ok raga, appena arrivati in palestra, mo mi riscaldo un attimo e poi iniziamo subito con i due esercizi che sono incline dumbbell press. We'll be right back.
Allora, raga, real talk. L'allenamento oggi è andato così così, non va sempre al massimo. Diciamo che mi sono sforzato abbastanza per poter progredire sui 40 dalla volta precedente, e quindi poi, avendo appunto messo così tanto effort nel fare 6 ripetizioni, stavo morto per il resto dell'allenamento. Però devo dire che si fa, ragazzi, quando non va bene. Questo è l'esempio di uno di quegli allenamenti che non vanno bene. Magari ogni 5-6 allenamenti ce n'è uno che non va al massimo, ma è normale. Stamattina sono stato seduto tutto il tempo a studiare, che devo consegnare un progetto e una presentazione lunedì, quindi sì, praticamente ho fatto 4 ore di lavoro seduto, poi ho fatto il passo post workout, ho iniziato a filmare. Quando avete mille cose in testa è difficile andare forti, però si fa. Uno è meglio di zero, non è 100 magari, ma uno è meglio di zero. Ricordiamocelo sempre, vi faccio vedere un piccolo physique update. Vediamo un po' come stiamo messi. Non so se riuscite a vedere bene oppure no. Questo è il fisico attuale. Aspetta. Un po' di definizione mantenuta. Spalla, tricio. Il petto sta rientrando, sapete che il petto è un mio punto debole, ma seguendo questo programma sta andando veramente una bomba. E niente, fatemi finire qua e ci vediamo fuori dalla palestra. Ah, e so già che riceverò un po' di domande sull'abbigliamento, quindi questa è la maglietta Performance Top di MyProtein, e questi sono i Joggers Pro Tech 2.0. ragazzi, non so se vedete, ma sono veramente attillati, c'hanno il logo e tutto, veramente dei pantaloni a bomba. E mi sembra che c'è il 50% sull'abbigliamento per questa settimana, quindi mi raccomando, non lasciatevi sfuggire questa occasione. Bath natalizio. Allora, raga, sono le 8:30, io sto ancora qua in biblioteca. Ingegneri, mi capite com'è? Qua siamo sempre a studiare, pure di sabato. La vita di ingegnere, ragazzi, quando dovete consegnare un progetto è veramente te devi chiudere, mamma mia. Vabbè, voi studenti mi capite. Detto questo, pasto post workout non vi ho mostrato, ho mangiato una mela, una protein bar e uno smoothie proteico, mi sembra tropical, quindi un bel po' di micronutrienti, un pochino di proteine, ma diciamo non un pasto completo. Quindi adesso ho praticamente finito qua, perché la libreria in realtà, anzi la biblioteca chiude, quindi devo andarmene a casa. Quindi passo prima a fare la spesa, poi vado a casa, mi cucino un bel pasto post workout vero e proprio, e poi ci vediamo, non lo so, facciamo una chiacchieratina, va? Il trucchetto per mangiare bene in Inghilterra è di andare da Waitrose dopo le 6 di sera, così che avete tutta la sezione ridotti, però i prodotti ridotti sono meglio dei prodotti non ridotti negli altri supermercati, quindi consiglio. Arrivati a casa, per cena ci abbiamo qua il pane che ho appena preso da Waitrose, 50 centesimi. Questo è il riso che fanno qua in Inghilterra, e è il riso pilau, che lo posso mettere nel microonde, e ognuno di questi ha un gusto diverso. Questo che cos'è? Pilau, semplicemente pilau, pensavo di aver preso quello al pomodoro, invece no, pilau. Presa male. Iceberg, mi faccio tutta questa scatola. E ci abbiamo anche qua invece del pollo, questo è del pollo già marinato con una salsa cajun. E qua i valori nutrizionali non sono nemmeno troppo male, per tutto il pacco sono 3,10 calorie, 8 grammi di grassi. Vediamo un po' qua dietro cosa dice. Saranno 60 grammi di proteine quasi e solamente 2-3 grammi di carboidrati, quindi questi sono buonissimi, dato che sono già marinati, e per studenti è una cena perfetta, perché ci metto pochissimo a prepararlo e è tutto già praticamente pronto, e mi faccio accanto una Coca-Cola. E voilà, il pasto è pronto. Qua abbiamo 300 grammi di pollo, l'odore è veramente buonissimo, non vedo l'ora di provarlo. Ci abbiamo il riso pilau come avete visto qua, scusate un attimo. L'insalata, ovviamente mi finisco tutta la scatola, il pane vi ho detto, la Coca-Cola Light, e qua c'è il nostro Jeff. Jeff sì, uno dei veramente canali migliori in questo momento su YouTube. Vediamo un po' come è questo pollo, se riesco a prenderne un pezzo. Finalmente un buon pasto post workout. Sei ancora qua, guarda. Raga, me lo finisco, ci vediamo dopo. Ah, e ragazzi, la bellezza di 00:20. Penso che finirò qua lo studio, purtroppo dopo che ho filmato appunto la cena sono rimasto altre 3 ore a studiare. Questo purtroppo è la mia vita in questo momento, e quindi ho pensato di fare un bel real talk, parlarvi come se siete, se foste e siete i miei amici. Quindi, a parte che mi sto mangiando qua un pochino di cioccolata per colpire i grassi che non ho presi abbastanza oggi, per colpire le calorie, niente, un real talk. Vediamo un po' da dove iniziare. Prima cosa,
è molto difficile per me conciliare in questo momento sia ingegneria con la creazione dei contenuti. La cosa che purtroppo mi dispiace di più è che a me, io cioè amo fare questi video, amo fare delle foto, ho mille idee per la testa, però purtroppo quando ho il tempo che devo per forza di cose dedicarlo appunto all'ingegneria, mi trovo ovviamente con meno tempo da dedicare qua ai social, a creare contenuti. Io vorrei rispondere a tutti, anche i messaggi su Instagram, però proprio, cioè, non ci riesco, anche perché quello è più o meno un lavoro a tempo pieno, se in più ci devo aggiungere le ore che devo mettere per ingegneria, che sto facendo il master's, è una roba che appunto ti scoppia la testa. E infatti mi sto ritrovando a fare sempre almeno mezzanotte, studiando soprattutto, e alzandomi verso, che ne so, nemmeno troppo presto, ma le 7, le 8 di mattina. Forse quella è una cosa che dovrei fare, iniziare a svegliarmi ancora prima, però io sono uno, ho bisogno di dormire anche per tipo i gains, la performance in palestra, il fisico, il sonno è una delle cose più importanti, quindi faccio fatica a lasciarla andare. Che altro volevo dire? Niente, quindi sì, scusatemi se non sto portando troppi contenuti, ma appena c'è un momento libero consegno i progetti, torno subito. Che altro volevo dire? Volevo ringraziarvi soprattutto a tutti voi che state utilizzando il mio codice sconto anche con MyProtein, perché stiamo andando alla grande, ragazzi. Stiamo, cioè, a pensare che quando ho iniziato il canale 2 anni fa mettevo le cose di MyProtein, utilizzo i loro prodotti da tipo 5-6 anni e era sempre un obiettivo, diciamo, lavorare con loro, e adesso siamo arrivati a un punto dove non solo lavoriamo insieme, ma grazie a tutti voi che acquistate o con il mio codice sconto o col link appunto in descrizione. Ricordatevi, la commissione a me arriva solamente se usate il link, se usate il codice sconto a voi viene lo sconto, io non prendo niente, ma non importa, questo non mi interessa, mi interessa che voi state supportando anche i prodotti di questa compagnia. E infatti piano piano nelle gerarchie delle cose sta funzionando e MyProtein è sempre più riconoscente, quindi questo vi devo ringraziare veramente, perché è un'opportunità che senza di voi non avrei. Detto questo, che altro? Questo è un momento dove devo provare a conciliare tutto, e ovviamente ho l'ordine di importanza delle cose. L'università viene prima, in secondo luogo viene ovviamente la mia famiglia e le relazioni sociali, direi sì, con la mia famiglia soprattutto. In terzo luogo vengono ovviamente i miei clienti, chiunque tra di voi che si fida dei miei consigli, si fida di me come persona, di come coach, e o acquista un programma di nutrizione, di allenamento, oppure mi decide di lavorare con me come personal coaching, loro vengono prima di tutto il resto. Poi dopo posso pensare alla creazione di nuovi contenuti e appunto a rispondere a tutti i messaggi e i commenti su Instagram, queste cose qua. Quindi questo è la mia ordine di priorità delle cose. So che è un periodo, questo è un real talk, volevo farvi vedere che comunque dietro non è sempre tutto bellissimo, comunque rose e fiori, cioè ovviamente all'università si studia, in ingegneria si studia ancora di più, quindi sì, sabato sera invece di stare fuori sto qua a fare sta roba, però mi sono imposto, voglio farlo, ragazzi, mi sono imposto questo obiettivo e lo voglio raggiungere, niente scuse, è troppo facile fare delle scuse. Quindi sì, vabbè. Andiamo su un pezzo di cioccolato per addolcire un po' sto discorso, va? Eh? Ragazzi, per chi critica il cioccolato, non lo mangio sempre, se ne mangiate un pochino per farlo rientrare nei grassi, nelle calorie. Quello è un problema, non so mangiare abbastanza calorie. Va benissimo, fa parte della dieta flessibile, la rende sostenibile, un piccolo snack così va benissimo. Detto questo, io spero, non so se mi state ancora ascoltando, e voglio ringraziare ancora di tutto il supporto. Come detto, se voi volete lavorare con me, link in descrizione. Grazie a tutti per il supporto con MyProtein, veramente è un'opportunità incredibile che mi state dando. E niente, questo video è andato così, ragazzi, vi ringrazio della visualizzazione. Ci vediamo, penso, giovedì, 2-3 giorni fa. Ciao belli. So how does it feel, like?